Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo con un documento molto importante, il Piano Regionale di Sviluppo 2021-2025, con tutte le linee guida illustrate ed un ampio dibattito all'interno dell'aula di Palazzo del Pegaso. Trasformare l'impatto profondo della pandemia in un'opportunità, così da aprire una fase nuova per la Toscana. Questo è lo spirito che anima il programma regionale per lo sviluppo 2021-2025. Il documento chiave per segnalare le linee per la ripartenza è illustrato nell'aula del Consiglio regionale. L'obiettivo è uscire dalla crisi ripensando i modelli attuali, impostando il futuro per i giovani nel segno di crescita sostenibile, lotta alle disuguaglianze, inclusione sociale, transizione ecologica e rivoluzione digitale, con una spinta trasformativa della società e dell'economia, puntando non solo sulla bellezza ma anche sull'ingegno. Tre gli assi di transizione individuati: ambientale, digitale e sociale. Su questi saranno concentrati progetti e risorse. Si tratta di uno strumento fondamentale per quanto riguarda la programmazione dell'attività della Regione Toscana nei prossimi anni. Si parte da una valutazione e da un'analisi di quelli che sono i dati strutturali della Regione, quali sono le principali strategie prioritarie che vorremmo mettere in campo. Come lavorare per individuare politiche e progetti sia generali che quelli di settore per quanto riguarda l'uscita della Toscana dopo la pandemia e per il rilancio della sua attività, della sua economia, del sostegno ai territori e alle comunità sociali, utilizzando anche nuovi modelli di sviluppo rispetto a quelli passati, all'insegna della parità tra territori e della parità tra i generi. È una grandissima occasione per uscire da una situazione che ha sommato le difficoltà economiche che comunque la Toscana aveva subito fin dalla crisi del 2008 con le difficoltà della pandemia. Ma le opportunità sono grandi e noi siamo convinti che lavorando assieme anche all'interno del Consiglio regionale tra maggioranza e opposizione saremo in grado di fare della Toscana una delle regioni di testa del nostro Paese. Nonostante lo statuto preveda 6 mesi per presentare lo schema di piano regionale di sviluppo, in realtà la Giunta è in ritardo. Ritardo parzialmente comprensibile perché ovvio la discussione si lega al PNRR, cioè al Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa, e naturalmente alla programmazione dei fondi comunitari 2021-2027. Molte dichiarazioni roboanti, si è passati dalla parola resilienza alla transizione che si fa un po' per tutto. In realtà noi abbiamo ricordato a Gianni che la Toscana si trova messa male, siamo in stagnazione economica ormai da molti anni, siamo senza infrastrutture che ci possano rendere competitivi con le altre regioni europee, abbiamo una situazione sociale da tenere sotto controllo. È ovvio, non tutto va male, ma il governo regionale ci deve mettere in condizioni, deve mettere il Consiglio regionale in condizioni di affrontare una discussione seria, con un percorso chiaro, perché i tempi del PNR sono tempi molto stretti. Entro il 2023 dovranno essere messi a gara tutti i progetti, entro il 2026 sostanzialmente finito tutto, pena la perdita dei finanziamenti. E in questo senso, e concludo, va purtroppo il ritardo dei tanti piani e programmi di cui la Regione Toscana si è dotata o si dovrebbe dotare, dalla tutela delle acque ai piani faunistici, allo stesso piano di mobilità integrata. Sono tutti piani o scaduti o assolutamente non completati ad oggi, il che significa naturalmente rischiare di essere in ritardo rispetto al treno dei fondi europei. Staremo a vedere. Purtroppo molti dei temi li abbiamo già letti nella scorsa legislatura e ancora non sono arrivati a compimento. Io credo che sia il momento di lavorare su un piano infrastrutturale che sia volto allo sviluppo della Toscana, che unisca tutti i territori e che li renda tutti fruibili sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista imprenditoriale. Crediamo che ci sia da investire per quanto riguarda la scuola. Sappiamo benissimo che siamo rimasti indietro sul
piano della qualità dell'aria, sul piano dei rifiuti, sul piano energetico perché il PAER è già scaduto. Quindi abbiamo tantissime riforme da dover fare e pensiamo che serva un'accelerata, perché dovevano già essere pronte e votate probabilmente l'anno scorso. Adesso arriviamo alla rincorsa, ma sappiamo benissimo che tutto questo si rende fondamentale per far ripartire la Toscana, creare posti di lavoro, tutelare ciò che abbiamo, cercare di aiutare i distretti, andare a pubblicizzare tutti i nostri territori, a sanare il problema del digital divide che ancora è fortissimo nella nostra regione. Sappiamo benissimo che ci sono zone in cui la connessione è ancora assente. Abbiamo una grande opportunità che arriva anche dai fondi europei, ma dobbiamo essere pronti per poterli spendere avendo una visione di futuro, non certo rimanendo ancorati al passato. Noi come Lega abbiamo fatto una serie di proposte, qualcuna il PD ce l'ha approvata, qualcuna ce l'ha bocciata, ma pensiamo che sia utile, e lo chiediamo nuovamente a questa maggioranza, cercare di lavorare insieme per portare risposte ai territori della Toscana, perché da una grande opportunità, altrimenti questo piano potrebbe rivelarsi una programmazione sbagliata e che non risponde a tutti quei cittadini che ovviamente nella pluralità delle loro idee politiche si rivolgono a noi piuttosto che al PD, piuttosto che altre forze politiche. Quindi noi stiamo lavorando ancora a questa proposta e appena arriverà poi il testo siamo pronti anche ad emendarlo e a cercare ulteriormente di portare a casa risultati per tutti i cittadini toscani. Un atto importante, un'informativa sul documento più importante che la Regione Toscana deve affrontare, il Piano Regionale di Sviluppo, è il documento con il quale le risorse comunitarie si integrano con le risorse dei toscani e con il quale noi faremo programmazione per i prossimi anni. È un documento strategico molto importante sul quale abbiamo evidenziato l'importanza delle zone periferiche, delle zone rurali, dei collegamenti, della connettività, della sanità come fonte di sviluppo e nello stesso tempo come opportunità economica, perché la tenuta sanitaria di una regione determina sviluppo economico. Questa pandemia ci ha detto questo, quanto siano importanti le infrastrutture, l'innovazione, i giovani, una serie di temi importanti che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi, e questo sarà un impegno importante verso il quale ovviamente il piano regionale dovrà integrare risorse comunitarie con risorse regionali. Ci aspettavamo sinceramente affrontasse i temi entrando un po' più nello specifico. Attraverso il PNRR arriveranno 750 miliardi, arriveranno tanti soldi. E la Regione Toscana si prefigge di impegnarli in tante belle opere. Abbiamo sentito parlare di garantire l'occupazione, di rilanciare un nuovo Green Deal, di avviare un percorso che ci dovrebbe portare a centrare gli ambiziosi obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU in termini di migliorie ambientali, ma poi nel dettaglio non si affronta un tema concreto. Ci sarebbe piaciuto sapere come, visto che il PNRR investe oltre 50 miliardi a livello nazionale nella digitalizzazione, ci sarebbe piaciuto sapere in Toscana cosa vogliamo fare per superare il digital divide. Non è accettabile, è un qualcosa che fa male al cuore dei cittadini toscani, pensare che oggi due bambini che nascono in due parti diverse della Toscana, uno che nasce in una grande città e uno che nasce in un comune collinare o montano, oggi non hanno le stesse opportunità. Oggi nascono e nell'epoca della digitalizzazione avranno due vite differenti. Chi non nasce in zone coperte dalla digitalizzazione, zone più evolute da un punto di vista digitale, parte svantaggiato per il percorso di studi, parte svantaggiato per potersi collegare culturalmente col mondo, parte svantaggiato per poter viaggiare, per poter crescere culturalmente. Questo è un qualcosa di totalmente inaccettabile. Quello che è il rischio fondamentale di questa legislatura è che con questi soldi, molti che arriveranno in Toscana, si vadano a finanziare dei progetti vecchi e soprattutto si farà senza un monitoraggio e senza degli indicatori. Ci sono degli obiettivi da raggiungere che come sempre sono generici, con delle modalità che sono altrettanto generiche.
E tutto questo significa che semplicemente vedremo replicata sempre la stessa storia e vedremo anche magari molti progetti che fanno parte, sono appannaggio di vecchie legislature o di realtà localistiche che sono care magari al consigliere o all'assessore di turno, realizzate senza una prospettiva per il futuro. E questo è molto grave, perché l'occasione del Next Generation EU è molto importante e adesso ancora la Toscana sta ragionando con vecchi modelli, con una vecchia struttura e soprattutto sta basando tutto questo su cosa? Su un progetto di una nuova pista aeroportuale che ancora porta avanti dopo molte bocciature, su un'autorizzazione e continui ampliamenti di discariche, su sempre la continua gestione del paesaggio e dell'ambiente, la medesima da anni che è ancora non fruttuosa, con gli stessi problemi da affrontare, le stesse soluzioni e di nuovo probabilmente gli stessi buchi nell'acqua. Se ci fossero state dei monitoraggi attenti, vedremo che a distanza di continue legislature i risultati non raggiunti sono i medesimi e su questi ci si è investito molti soldi. Quindi quello che secondo noi si prospetta è l'ennesimo fallimento di politiche che sono sempre le stesse, trite e ritrite, e soprattutto che non mettono l'attenzione sul territorio, sul benessere delle persone, ma sempre su numeri del PIL. Spazio anche al tema della legalità in Consiglio regionale. La discussione ha riguardato in particolare l'osservatorio che è stato rafforzato con alcuni provvedimenti approvati dall'Assemblea regionale. Approvata in aula con voto favorevole all'unanimità una proposta di legge che rafforza i compiti dell'Osservatorio regionale della legalità nato con lo scopo di raccogliere informazioni sul progredire dell'eventuale presenza, anche sotto forma di infiltrazioni, delle organizzazioni malavitose sul territorio toscano e avanzare proposte per contrastare ogni forma di criminalità organizzata. Con l'ultima legge approvata, in cui sono stati inseriti anche alcuni emendamenti proposti dalle opposizioni, i compiti dell'osservatorio si estendono anche all'analisi delle cause principali dei fenomeni di infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, della corruzione, dell'usura, dell'estorsione e del riciclaggio presenti nel territorio regionale. Una misura importantissima che vuole rendere operativo un organo, l'osservatorio, che ha la funzione di raccogliere informazioni circa tutte le forme di criminalità organizzata di stampo mafioso che possano eventualmente penetrare nel territorio toscano, ma un osservatorio anche che ha come obiettivo quello della diffusione della cultura della legalità. Con la nuova legge si sono andate a puntualizzare le funzioni dell'osservatorio, si sono andati a indicare più compiutamente coloro che devono entrare a far parte di questo osservatorio, garantendo che l'osservatorio possa essere operativo anche con la sola presenza dei soggetti individuati dagli enti pubblici. E soprattutto si è resa operativa e visibile l'azione dell'osservatorio attraverso l'indizione di una conferenza annuale organizzata con il Consiglio regionale per discutere dell'attività svolta dall'osservatorio. Un momento di confronto e di dibattito aperto al pubblico che ha come scopo principale la diffusione della cultura della legalità e l'accessibilità di questo importante strumento di cui finalmente andrà a dotarsi la Regione Toscana per promuovere la cultura del rispetto delle istituzioni e della lotta alla criminalità organizzata. Non possiamo che essere a favore di tutte le proposte che vanno a migliorare la lotta contro la criminalità organizzata. In questo senso occorre interpretare questa proposta di legge sull'osservatorio della legalità che va a migliorare le funzioni, a incrementare le funzioni e anche a dare una nuova composizione. È al tempo stesso attiva la commissione sulla la lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata, presieduta dalla mia collega Elena Meini. Sono certo che più strumenti abbiamo, più possiamo fare bene. C'è molto lavoro da fare, come purtroppo certe inchieste dimostrano in modo inequivocabile, e quindi cerchiamo di dare ciascuno di noi il nostro contributo. Ci sarebbe piaciuto essere più coinvolti nel miglioramento della normativa sull'osservatorio della legalità. Purtroppo a volte la maggioranza procede di fretta perché si rende conto che ci sono evidenti problemi anche in Toscana. È un po' in questo senso che leggiamo ad esempio anche un preambolo piuttosto scarno.
E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui, vi ricordo che potete comunque sempre restare aggiornati con tutte le notizie relative ai lavori dell'Assemblea Toscana all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è per la prossima settimana, buon proseguimento ovviamente su RTV 38, arrivederci.